Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere di sostenermi attivamente, perché questo effettivamente mi permette di crescere, per voi è assolutamente gratuito e quindi mi fate questo bellissimo regalo scegliendo di iscrivervi al mio canale. Spero anch'io di trasmettere anche a voi la mia componente più solare e positiva. Ricordatevi nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina alla voce tutte. In questo modo, man mano che io metterò online i miei video, puntualmente dovrebbe arrivarvi la notifica. Questo è un video, sì, anche chiacchiericcio, vabbè, ma insomma tutti i miei video insomma sono della serie Quanto ci piace chiacchierare, in cui ho il grandissimo piacere di mostrarvi quelle che sono le acque profumate che sto usando. Le ho mostrate in altri video, mostrerò acque profumate in video futuri, diciamo era giusto per vederle insieme un pochino più o meno tutte, perché mi sa che non sono comunque tutte. In me, diciamo che è nata quest'anno, sì, anche un po' l'idea, insomma, il fascino del collezionarle. Fatemi sapere se magari è così anche per alcuni o alcune tra voi. E insomma, come ho detto, adesso farò una carrellata e invece poi sicuramente in altri video ne compariranno sotto varie forme più o meno misteriose. Ma allora inizio questa, ricordo di averla già mostrata anche in un altro video con quest'acqua profumata di Nuxe. Questa è acqua, allora questa tra l'altro qua riporta la dicitura in inglese e in francese. Diciamo che in italiano è acqua profumata deliziosa. Io il pack è in vetro, è una referenza da 100 ml. Io sono riuscita ad acquistarla con un po' di sconto. Mi piaceva così provare anche un'acqua profumata, diciamo, un po' più high cost, cercando comunque magari di risparmiare un po' di soldini girando io. Nella mia città ci sono tante farmacie che rivendono Nuxe e quindi insomma girando un po' qua e là ho cercato lo sconto un pochino più vantaggioso. L'ho detto anche insomma, in altri video, mi piace per il discorso del prezzo che ha, dato che non riesco a lesinare sulla quantità nel momento in cui la utilizzo, cerco di usarla, diciamo, meno volte. La ricomprerei sì, o forse magari ricomprerei anche qualche altra acqua profumata ai costi di un altro marchio, giusto per il confronto. Comunque è persistente su di me, io la metto anche sui capelli e arriva a durare insomma anche quelle 3-4 ore. E quindi come profumazione io faccio fatica a definirla, forse anche è venuto fuori in qualche mio video precedente, anche rispondendo a qualche commento. Mi viene solo da dire, ma anche qui io non sono brava a descrivere i profumi, ammetto di essere anche negligente perché non vado neanche tanto a documentarmi sul signor Google. E insomma, sì, appunto sono negligente e no, vabbè, e anche se mettiamola così lavativa, però io la definirei una profumazione sofisticata, ecco, mettiamola così. Poi questa qua sì che ho mostrato sicuramente in un video shopping, questa è di Sephora, questa è Almonoi 100 ml, anche qui dicitura in
francese e in inglese. Comunque, sì, sto guardando. No, qui proprio anche sul retro non... Cioè, sì, compare solo la definizione di che cos'è in italiano, ma anche, diciamo... Ma sì, ma mi ricordo che avevo anche un pochino descritto la profumazione in altri video. È buona. Se piace il profumo del Monoi, io la consiglio. Non so se l'ho già detto, ma in ogni caso è anche questa una referenza da 100 ml. L'unica cosa che effettivamente non è particolarmente persistente. È anche una cosa che a me un pochino dispiace, che poi non va a impregnare gli abiti. Quindi, pur piacendomi, pur essendo contenta di averla provata, no, non andrei a ricomprarla. Poi l'altra acqua profumata di Sephora, questa è ancora più, diciamo, Laguna, ma io mi ricordo, insomma, avevo detto Laguna Blu, quindi questa atmosfera un po', insomma, sogniamo almeno dal divano di casa o da qualsiasi altra location, quindi questa atmosfera un pochino incontaminata, queste acque cristalline, questa natura rigogliosa e vitale, e quindi il profumo di quest'acqua che è blu, insomma, anche qui si può vedere, quindi questa laguna blu, questo profumo proprio genuino di mare, particolare, diciamo che sicuramente se non vi piacciono le acque profumate, di qua non so perché mi viene questa ispirazione di termini con una profumazione floreale o comunque con una profumazione tanto dolce, e diciamo un pochino il profumo di mare, oppure ancora meglio il profumo di Laguna Blu vi ispira, io vi consiglio comunque assolutamente di provarla. Anche in questo caso su di me non è persistente quanto vorrei, non mi va ad impregnare gli abiti, ma dal momento che non ho ancora trovato niente di più persistente di similare, proprio per il mio amore della varietà di profumazioni con le acque profumate, andrei a ricomprarla. E poi queste ne ho proprio, ne ho un bel po', felicissima di averle comprate, perché che vita è per me, scusate, senza le mie acque profumate di Yves Rocher. Come vedete, insomma, anche questo giochino della rima baciata mi piace alquanto. Allora, questa acqua profumata, anche qui non c'è la dicitura in italiano, però compare poi in caratteri, sì, piccolini, comunque sul retro. Comunque questa è un'acqua profumata alla profumazione di pesca e di anice stellato. Tutte le acque profumate di Yves Rocher, l'ho detto anche già in altri video, ma magari per chi è nuovo, insomma, è ripetita iuvant, sono acque profumate corpo e capelli. E dunque, io sento tanto questa profumazione della pesca, proprio succosa, dolciosa, come piace a me. Questa puntina di anice io la sento vagamente, però siccome a me comunque anche le profumazioni molto dolci piacciono, quindi assolutamente fantastico così. Ecco, se effettivamente non vi piace una profumazione però succosa di pesca, potrebbe non fare per voi. Amo il fatto che sia un'acqua profumata persistente, perché comunque anche questa, insomma, almeno 3 ore mi dura. Infatti, rispetto anche all'acqua profumata di Nuxe, non è così, diciamo, forte la discrepanza di persistenza, effettivamente. Amo il fatto che poi io me la sento che comunque impregna gli abiti. Allora, altra profumazione di Yves Rocher, questa è un'edizione limitata. Io spero che in futuro venga riproposta. Questa è, anzi, no, scusate, Papera.
Eccola qua, le ho confuse perché sono molto simili. Allora, sì, però per fortuna ho subito visto anche il micro carattere. Questa è effettivamente, anzi, le avvicino perché così insomma, magari. Eccole qua. Allora, questa è l'edizione limitata alla fragola. Io spero che appunto venga riproposta. A me piace tantissimo questo profumo di succo alla fragola, lo stradoro, assolutamente mi piace sentirmelo sul corpo, sui capelli, che insomma venga percepito dalle persone accanto a me. Certo, qui se il profumo proprio di questo succo, di succo della fragola non piace, potrebbe non fare per voi, ma io sarei felicissima se appunto venisse riproposta e ne farei decisamente ancora scorta. Ed ecco qui invece l'altra acqua che ha generato per un attimo la mia papera, essendo le due confezioni molto simili, ed è invece l'acqua profumata menta e lampone. Questa è un po' meno dolce rispetto a questa alla fragola, perché comunque si percepisce questa nota un pochino più fresca di menta. Ribadisco, se comunque acque profumate in cui però si sente una presenza dolce non sono nelle vostre corde, ecco, anche questa potrebbe insomma effettivamente non fare per voi. Io, come si è visto da questo video, adoro le acque profumate, ne utilizzo in grande quantità, ma la mia pelle, insomma, per ora ne sta beneficiando. Se così non fosse, magari ridurrei la quantità. Mi fanno stare bene e quindi, insomma, vai così. Ed eccole, insomma, qua le riavvicino. Ricordo che comunque, anzi, la recupero un attimo questa profumazione Pesca e Anice Stellato e quest'altra profumazione Lampone e Menta Piperita. Sono entrambe reperibili ed acquistabili solo dalle consulenti di bellezza Yves Rocher. Negli store fisici non trovate queste profumazioni. Non so, poi la recupero un attimo se anche questa profumazione alla fragola, quando verrà riproposta, sarà anche disponibile negli store fisici. Altra profumazione, questa secondo me è proprio la più dolce, è una profumazione classica di Yves Rocher, è mango e coriandolo. Qui a me, io stradoro questa dolcezza, però a maggior ragione se non è nelle vostre corde, no. Se vi piace invece questa profumazione mangosa, dolciosa, prepotente, che proprio vi sentite sulla pelle, sui capelli, nell'aria, nell'atmosfera, sugli abiti, assolutamente provatela e fatene scorta. Ecco qui per concludere questa scia allegra, profumata e perché no, dai, un pochino anche spensierata, altro classico di Yves Rocher, l'acqua profumata al cocco. Allora, la cosa che, ma anche qui ritorniamo al fatto che non sono brava a descrivere i profumi e anche negligente e lavativa, perché effettivamente non vado neanche così a fare le mie ricerche sul signor Google, io qui non sento né una profumazione di cocco particolarmente dolcina, scusate, né una profumazione di cocco naturale, che effettivamente è quella che a me tende ad ispirare un pochino meno. È stra particolare, quindi secondo me, tra l'altro, è anche una profumazione che magari è più facile che possa piacere anche ai signori maschietti. Anzi, se magari qualcuno la utilizza, mi faccia sapere se effettivamente è così. Per carità, poi mio moroso, essendo anche acque profumate, insomma, appena salgo in macchina accanto a lui, sente la scia, insomma, gli stanno piacendo anche come una parte di me.
quindi assolutamente sì. Però questa magari è un po' più, non so, non mi so, forse perché è un po' meno così dolce o non so cosa, se qualcuno magari se ne intende di più, ha indagato meglio, mi faccia sapere, la vedo più, diciamo, anche piacevole da percepire per un olfatto maschile. Wow! A me piace, piace perché è un cocco particolare, un cocco che io non riesco a definire, che comunque io percepisco come profumazione al cocco e quindi assolutamente sì, e sono anche contenta di aver avuto la possibilità di provare un'acqua profumata al cocco che mi ha fatto conoscere anche una profumazione in cui comunque ribadisco io la presenza del cocco, la sento, ma diversa effettivamente da profumazioni che prima associavo al cocco. Questa, diciamo, tra virgolette, carrellata finisce anche qui. Fatemi sapere se vi piacciono le acque profumate, se le utilizzate d'estate, anche non durante il periodo estivo per la loro rapidità di applicazione. Se le centellinate, se come me abbondate, se appunto col caldo estivo anche per voi è un grande sollievo conservarle in frigo e poi insomma utilizzarle belle fresche. Conoscete queste acque? C'è qualche profumazione che vi incuriosisce più di altre? Un pochino insomma magari quelli che sono i vostri gusti con le acque profumate o se effettivamente come me per quanto riguarda il gusto delle acque profumate spaziate alla grandissima. Io vi ringrazio per aver visto questo mio video fin qua. Ringrazio tutte le persone che mi sostengono e mi permettono quindi di crescere in maniera felice e costruttiva in questo mio percorso su YouTube. Io vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora. Ciao a tutte e ciao a tutti. Ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!